Ciao amici, ciao amiche, vi volevo ringraziare perché il nostro canale YouTube ha raggiunto gli oltre 18.000 iscritti, quindi siamo diventati maggiorenni, più di 18 maggiorenni. E quindi vi ringrazio perché è un traguardo, diciamo, bello. Ringrazio tutti voi che innanzitutto non soltanto vi siete iscritti, ma siete molto attivi perché seguite con molta attenzione, io direi anche addirittura con affetto, il mio canale, un affetto che assolutamente è reciproco. Quindi sono molto felice che ultimamente ho visto dei commenti che non sono i soliti commenti alla ma che stai a di, ma sono dei commenti che, di persone che già hanno afferrato il senso del discorso. Alcune persone lo hanno afferrato molto bene, molto profondamente e riescono a fare delle domande interessantissime. Cioè, noto persone che hanno capito veramente molto. Molto, veramente, e questo mi rende molto felice e mi pone un piccolo problema e vi spiego subito qual è. Quando faccio un video, io tengo un pochino, diciamo, in considerazione chi ha capito molto e anche chi ha capito poco. Allora alla fine mi si dice, ma queste cose però noi già le sapevamo, sei ripetitivo. Beh sì, sono ripetitivo purtroppo perché altrimenti se vado avanti senza dare nessuna spiegazione, chi entra adesso rischia di non capirci proprio niente. Quindi è un po' questo il problema. Infatti era per questo motivo che mi ero proposto di fare un corso abbreviato, esiste un corso di 160 video. Sarebbe bello che tutti lo vedessero perché è molto pieno di informazioni, penso che sia così ideale. Avevo proposto anche di fare un corso più breve, però io mi domando come faccio a mettere tutte quelle informazioni in un corso breve. Ci ho provato, ma non è facile. Non è facile. Il problema è che noi oggi viviamo nella cultura dell'informazione spray, no? E praticamente tu dici, vi parlo di questo, e la gente dice, dimmi, però se ci impieghi più di 30 secondi non ti ascoltano più. Cioè tu devi proprio andare al dunque, essere proprio capito, eh? Però solo che così c'è il rischio che non gli dici niente, cioè che non capiscono niente, perché la cultura è una cosa molto ampia, e è interconnessa con tantissime altre cose. Cioè, quando tu parli di una cosa, questa cosa è in connessione con tutta una serie di altre cose. E quindi, se tu stringi troppo, alla fine non ha detto niente, capito? Stringi troppo, non ha detto niente. Che hai detto? Niente che abbia un senso, niente che sia un'informazione nuova. La gente non ha più pazienza di stare lì ad ascoltare, cercare di capire cosa c'è di nuovo. Questo in realtà, è un argomento importante di riflessione, cioè ci hanno portato a una stanchezza, a un essere stufi proprio, dice ma io non voglio sentire più niente, non ne voglio sapere, non le voglio. Sì, ma questo è un canale alternativo, non è la televisione. Io posso capire che tu alla televisione, dopo che all'ottantesimo telegiornale della giornata hai sentito parlare delle stesse notizie e queste erano le stesse del giorno prima e le stesse del giorno prima e le stesse del giorno prima, posso pure capire. Certo, poi ti portano all'esasperazione, ma quando qualcuno ti dà una notizia nuova, cosa faccio? Metti i titoli. Ta 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 ta, come fanno i telegiornali, no? 12.900 anni fa gli alieni sono venuti qui a vivere definitivamente.
detto, che devo aggiungere qualcos'altro? Basta, finito, non devo di più niente. Cioè, secondo alcune persone, devi proprio andare al nocciolo, al nocciolo. Infatti, questo mi ricorda, perché poi chi fa i film ne sa queste cose, mi ricorda Manuale per gli autostoppisti galattici, una cosa del genere, un film dove c'era una civiltà che aveva creato un computer e gli aveva fatto una domanda a questo computer, no? Tutto intorno, aspettando la risposta, no? Qual è il senso dell'esistenza? Qual è la risposta? E questo computer gli ha detto: non sono ancora pronto, tornate tra 10 anni. E lì, 10 anni dopo, tutti quanti lì, e tutti quanti gli domandano: qual è la risposta? Il computer gli fa: non sono ancora pronto, tornate tra 10 anni. E allora dopo 10 anni ritornano lì, stessa cosa: non sono ancora pronto, tornate tra 10 anni. Insomma, passa qualche secolo, a un certo momento dice: ho trovato la risposta. E tutti quanti: sì, sì, ecco, di, ecco, ecco, diccela. Il super computer gli fa: 43. Io non, è una presa in giro, è una stupidaggine, però voglio dire, alcune domande hanno delle risposte un po' complicate. Cioè, non so se mi spiego, non so se avete capito un po' l'ironia che c'era dietro questa cosa, e che le persone non vogliono sprecarsi troppo per capire, no? Cioè, per una persona vedere un video, sì, ho capito, tu vuoi sapere delle risposte, ma infatti questo è il discorso che io dicevo: quando i bambini vanno a scuola fanno delle domande e tu gli rispondi. E certo, questo è il modo giusto per poter imparare, sicuramente, è un modo migliore. I bambini non faticherebbero per niente a imparare, e non si sentirebbero contrariati, infastiditi, svilupperebbero una passione per le cose che imparano, perché è affascinante imparare le cose, piace, è una cosa bella. Purtroppo non c'è un'istituzione scolastica che tu gli fai domande e ti rispondono. E io vorrei funzionare un po' così, però per funzionare così io dovrei fare, tutti i giorni dovrei fare la live. Allora a quel punto la cosa non diventa noiosa, nel senso che dice: ma tu sei ripetitivo. Però se una persona entra adesso e mi fa una domanda di cose che ho già spiegato tempo fa, e non è che io sono ripetitivo, io sto spiegando a quella persona la domanda che mi ha fatto. Infatti io ho fatto un corso a vari livelli, secondo me, guardate, è la cosa migliore che c'è, un corso a vari livelli, oppure un livello solo, ma vedendo i video in sequenza, 01, 02, 03, 04, 05, perché non vi vedete quelli? Perché non vi vedete quelli? Vedetevi quelli, è la cosa migliore. Poi, chiedo scusa un po' di... Poi mi sono accorto di un'altra cosa, io avevo fatto un video che aveva raggiunto quasi, stava per raggiungere il 500.000 di visualizzazioni. Il video, quello, il promo, quello che dice gli alieni qua e là, no? La sintesi della, di quello che, la sintesi che poi da sola non si capisce niente, infatti da lì poi le persone insultano, bestemmiano, dicono cose assurde proprio. Però altre dicono: ma fammi un po' capire, e queste persone ammirevoli che dicono fammi un po' capire vanno, entrano nel canale, guardano i video, ed è questo quello che volevo. Però è successa una cosa interessante, praticamente non me lo stanno più facendo mettere in promozione, cioè se io anche pagando, no, pago, che ne so, 100 euro, niente, non gliene frega niente, non me lo fanno più pubblicare. Probabilmente qualcuno l'ha segnalato, capito? Cioè, pensate che democrazia che c'è in questo paese.
Non soltanto abbiamo, diciamo, la censura del potere, abbiamo anche la censura delle persone normali che ti segnalano per rompere le scatole. Comunque a me non me ne frega niente se quel video poi arriverà o non arriverà al 500.000 di visualizzazioni, perché non è quello che conta, però era il video che avvicinava le persone, le portava a farsi delle domande e io poi con gli altri video spiego tutto, no? E anche questo che ha permesso di arrivare a questi bellissimi 18.000 iscritti che adesso noi abbiamo. Però per dire, la censura si manifesta sotto molte forme, molte forme. Come per esempio la forma che io non posso parlare di certi argomenti perché sennò la gente si infastidisce. Capito? Come il discorso delle macchine di Majorana. Non ne posso parlare perché sennò poi dopo mi scrive lo staff legale che dice. Poi scriverà lo staff di quell'altro, poi scriverà lo staff legale di quell'altro. Io ho detto, non parlo di persone, ma io non è che parlo di persone. Se io ti dico che quella macchina lì non funziona, per esempio, c'è il motore a curvatura di Gutierrez, no? Fisico, portoghese. No, portoghese, di dov'è questo bottiere? Non mi ricordo. Vabbè, il motore a curvatura. Secondo me, sto motore a curvatura così non funziona. Non funziona perché ha dei problemini pratici. Adesso io se parlo del motore a curvatura di Gutierrez, mo che fa sto Gutierrez, sto fisico, mi mette dietro al collo il suo staff giuridico dicendo oh, 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 oh. Insomma, qui non c'è più la libertà di esprimere un cavolo, scusate, eh. Cioè, in pratica di che cosa dovrei parlare? Dei prati con le margherite? Ma neanche esistono più. Cioè, io devo parlare della realtà. Se io parlo della realtà, è chiaro che quando qualcuno mi dice ma i viaggi nel tempo non esistono, se qualcuno ha scritto sui viaggi del tempo, poi questo che fa? Mi fa scrivere dallo staff giuridico perché dice oh, come ti permetti di parlare di viaggi del tempo? I viaggi del tempo all'indietro non si possono fare, non si possono fare. Ma pensate che non conosco le teorie dei viaggi del tempo, ma io le conosco, conosco tutto, io mi sono studiato tutto, tutto mi sono studiato. Capito? Mentre la gente esce, va a passeggio, fa la spesa, prima, adesso manco quello di se riesce a fare più, io stavo lì, studiavo, studiavo, scrivevo, riflettevo, studiavo, riflettevo ancora, scrivevo, le ripensavo, le mettevo insieme tutti i dati, fino a che sono arrivato a un punto in cui sono in grado di presentare a voi una struttura completa che spiega tutto. Infatti molte persone mi hanno ringraziato, mi hanno detto adesso riesco a capire tantissime cose che prima non si capivano. Cioè persone contente che hanno trovato una chiarezza che gli dà anche un benessere a livello proprio di sentirsi bene perché hanno capito le cose. E certo, questa chiarezza non è facilissima da costruire. Ci sono persone che dedicano la vita allo studio e neanche tutte riescono a costruirla, sta chiarezza. Questo dicevo, io l'ho costruita e ve la regalo. Perché allora censurare le cose che dico io? Se fossero, diciamo, i capi là che censura lo posso pure capire, ma persone normali che vengano a segnalarti
i video che ti piazzano sul collo, dietro al collo, gli staff giuridici, tutte queste cose. Queste sono le nuove forme di censura, capite? Sono le nuove forme di censura. Prima la censura te la faceva proprio lo Stato, Adesso no, con tanti marchi ingegni, con tante cose, no? Addirittura è possibile rubare un'idea, registrarla come tua e poi io non ne posso più parlare. Infatti per questo io sto attenta a non dire troppe cose, perché se qualcuno le registrasse come sue, io poi non ne potrei più parlare. Perché mi metterebbero lo staff giuridico dietro al collo, come per dire, no, tu questo, perché come ti permetti a utilizzare il materiale di altre persone, il mio? Quindi, insomma, vi avviso che esistono molti tipi di censura, molti tipi di censura. Per esempio questa cosa che io non posso più, neanche pagando 100 euro, 200 euro, quello che è, non posso mettere più il mio video di presentazione nell'angolino dove dice 12.900 anni fa due specie alieni sono venuti a vivere qui definitivamente. Probabilmente avete presente qual è sto video perché molti di voi vi siete iscritti proprio a partire da questo video. Quindi in qualche modo c'è un sabotaggio. Sabotaggio, ma non è il sabotaggio degli alieni, attenzione, è un sabotaggio indiretto, nel senso che gli alieni hanno coltivato un certo tipo di terreno fertile che porta all'autosabotaggio, ossia noi terrestri contro noi terrestri. Pensate che roba, pensate che roba. Perché loro non possono farci queste puzzonate, chiamiamole così, direttamente. Però sanno benissimo che tanto noi queste puzzonate ce le facciamo così, gratis, tra di noi. Quindi sono veramente molto furbi questi alieni. Vedete, questo video in pratica non dice niente di particolare, però fa riflettere. Fa riflettere sul fatto che è difficile portare avanti un discorso, spiegare alle persone queste cose, perché le persone stesse ti mettono i bastoni tra le ruote. Ma io lo dico per il bene di tutti e questi mi mettono il bastone tra le ruote. Staff giuridici, segnalazioni dei video. Ma in che mondo stiamo? Io faccio tutto con amore, gratuitamente. Faccio tutto addirittura pagando io. Con tanto amore. E la gente invece di cercare, ma io dico, tutti hanno diritto di esprimere. Se non vi interessa, ma cambiate canale. Io vedo i commenti, no? Perché dice, a questo il mio canale non gli interessa, quindi. No, continuano a commentare, ma sono sempre gli stessi da mo. Ma che mi venite a commentare a fa? Ma che ve ne frega? Ma cancellatevi, ma non mi dovete seguire, ma chi ve l'ha chiesto di seguirmi? No, stanno lì a rompere le scatole di impegno proprio perché gli piace. A me non me ne frega niente. Il problema è che questo ovviamente difficolta la divulgazione di queste cose belle che io sto cercando di spiegarvi. Quanti di voi vorrebbero capire il senso dell'esistenza? Quanti di voi vorrebbero capire cosa c'è dopo la morte? Io ho cominciato ad accennare che gli antichissimi registrano tutte le nostre vite intere. Qualcuno già ha capito e mi ha chiesto: sì, ma poi cosa fanno? Una volta che hanno registrato le nostre vite intere, cosa fanno? E ci rimettono subito in funzione o ci tengono congelati fino a un certo momento? Ecco, queste domande mi sono state fatte, quindi qualcuno ha seguito, hanno seguito anche bene. E io sto per spiegare i più grandi misteri dell'esistenza. L'ho detto, io come guida ho i miei tanti anni di ricerca,
la mia intuizione del mettere insieme i due emisferi, riesco a completare il mosaico e in più sono in comunione con il mio io superiore, sono in comunione con il mio Surna, che si è incarnato in Maurizio, sono in comunione con la storia degli antichissimi, io so di essere stato un antichissimo, qualcuno è stato talmente attento al video e mi ha detto, ma allora anche tutti noi siamo stati antichissimi, cioè vedete, le persone cominciano a capire e mentre da una parte le persone cominciano a capire, c'è un altro gruppo di persone che non fa altro che dire scemenze. Ma quello che mi dispiace non è che mi dicono le scemenze, perché quando a me mi dicono non netto posa il fiasco, oppure cambia spacciatore, oppure, ma che ne so, me ne hanno dette di tutti i colori, io neanche mi offendo, ma non me ne importa proprio niente. A me dispiace però che queste persone, ma non solo loro, ma anche gli altri che poi sono interessati a capire quello che dicono, si trovino in una condizione dove io più di tanto non posso fare, perché in qualche misura vengo comunque censurato. Non direttamente dagli Elohim, perché loro non mi possono censurare perché esiste un trattato. Però ci hanno confuso talmente le idee che noi terrestri rompiamo le scatole a noi terrestri. Avete capito questo meccanismo, come funziona? Vabbè, io non è un video con grandi spiegazioni, però è una panoramica interessante, perché si capisce in quale contesto ci muoviamo, cioè io che cerco di spiegare a più persone possibili delle cose, e le stesse persone che avrebbero beneficio nel capire queste cose, alcune di esse mi ostacolano. È il cumulo dell'idiozia, ma purtroppo è così. Potremmo raggiungere il bene di tutti, migliorare in un modo significativo il benessere qui sulla Terra, eliminando tutti questi problemi assurdi che stiamo subendo anche adesso, è inutile che vi spiego quali sono, perché voi lo sapete perfettamente, e riusciremo molto più facilmente a raggiungere ciò che noi siamo destinati a raggiungere dopo questa vita. Perché la vita ha un senso. La vita ha un significato, ha uno scopo. Io sto cercando di aiutarvi a raggiungere questo scopo nel modo più bello possibile. Non è neanche un discorso che io cerco di fare del bene e guarda come sono ricambiato. Non è neanche questo il discorso. Il discorso è che io cerco di fare del bene e vengo ostacolato. Capito? Cioè, facciamo un esempio paradossale. Ammettiamo che voglio regalare soldi alle persone. Non ce l'ho da poterli regalare, quindi. Però ammettiamo che io volessi regalare soldi alle persone e trovi qualche imbecille che dice no, non li devi regalare, non li devi. Ma che sei scemo, li devo regalare pure a te. In questo caso non sono soldi, sono qualcosa di estremamente più prezioso. La conoscenza che ci permetterà di realizzare lo scopo della nostra esistenza, che ci porterà benefici immensi a tutti, e c'è ancora gente che invece di abbracciare tutte queste cose meravigliose, mette i bastoni tra le ruote. Ripeto, questo non era un video di grandi spiegazioni, ma era un video per capire il contesto nel quale ci stiamo mu muovendo, voi che cercate di capire le cose, io che cerco di farle arrivare fino a voi queste cose, e altri che non sono neanche, diciamo, diretti direttamente dagli alieni, che però per imbecillità pura
diciamo così, chiedo scusa per il termine, ma quale termine più appropriato c'è? E per imbecillità pura mi impediscono di fare del bene a tutti e anche a loro. Che cosa ci possiamo fare? Un abbraccio a tutti.